finisce pari e patta tra Castelnuovo e Real Carsoli, due squadre alle prese con problemi di bassa classifica. Molto contestato dai tifosi locali, l'arbitro, il signor Micco Idinanciano. La cronaca, quarto minuto, cross di Rossi, Cocker di testa, alza troppo la mira. Al tredicesimo rispondono i neroverdi con una palla gol sugli sviluppi di un angolo di Michele, colpisce di testa, poi Barlafante sciupa incredibilmente. Al venticinquesimo Rossi ancora semina il panico in area neroverde, ma sul suo cross nessun marsicano è pronto a metterla dentro. Scampato il pericolo, i neroverdi si catapultano in avanti. Al ventinovesimo Alessio Misantone, uno dei migliori in campo, si libera sul lato destro e cross. Milano sbaglia una rete incredibilmente fatta, ma il gol è rimandato di appena un minuto. Ancora Alessio Misantone, il migliore dei neroverdi, viene messo giù in area. Rigore che Azzari trasforma con freddezza. 1-0. Passiamo alla ripresa. Nemmeno il tempo di aggiustare le marcature per addormentare la partita, che gli ospiti pareggiano. Il capitano dei marsicani, Di Paolo, se ne va sulla destra e serve su un piatto d'argento una palla che giona da Cocker, gira in rete, fulminando l'incopevole portiere neroverde. Davvero un gran bel gol che merita il replay. Per Cocker è la seconda rete di questo campionato. 19esimo, tornano in avanti i neroverdi, ancora con Misantone, e poi sul rimpallo la palla arriva da Azzari, sulla cui gran botta c'è il miracolo del portiere ospite che salva il risultato ed anche la partita. L'ultimo brivido lo crea Michini al 41esimo, che fa vedere i sorci verdi ai pochi tifosi ospiti. Il pallone deviato però sfiora il palo e sul conseguente calcio d'angolo Spinosi di testa sfiora ancora il gol che sarebbe valso i 3 punti per i teramani. Le impressioni di fine gara al nostro microfono di Mister Testa e di Jonathan Cocker. Mister Testa, avevate segnato anche oggi. In 3 gare avete fatto solo 2 reti, ma oggi non è servito. Sì, purtroppo sì. Abbiamo sfruttato un'occasione, un calcio di rigore che era assolutamente netto. Abbiamo avuto anche 2 o 3 occasioni da gol importanti, purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle. Poi su un, posso dire, l'unico tiro in porta della squadra avversaria abbiamo preso questo gol, un gol tra l'altro bellissimo, ben costruito, ben finalizzato. Jonathan Cocker, il secondo gol di questo campionato, il primo ad Atri non è servito, questa volta ha portato un buon punto per la sua squadra. Sì, sono molto contento perché era importante non perdere questa partita, anche perché il secondo tempo abbiamo secondo me meritato. E abbiamo giocato un buon calcio sicuramente e penso sia il risultato giusto. Un gran bel gol, a chi lo vogliamo dedicare? Qualsiasi gol che faccio lo dedico alla mia mamma che non c'è più.